Ma quanto sono buoni i pomodori con il riso? Prepariamoli insieme. Prendere il pomodoro, lavarlo, tagliare la calotta e svuotarlo della sua polpa, prima con un coltello e poi con un cucchiaino, facendo attenzione a non rompere il pomodoro. Frullare la polpa e invece il pomodoro metterlo a testa in giù su un tagliere o su un piatto, come ho fatto io. Mettere la polpa in una ciotola. Unire anche il sale, il basilico spezzettato, l'aglio tritato con un coltello, il riso a crudo, il parmigiano e anche il pecorino. Mescolare per bene con un cucchiaio, coprire con una pellicola e far riposare il composto per circa un'oretta girando di tanto in tanto. Nel mentre preparare i pomodori su una teglia foderata con carta forno, salarli e riempirli con il riso condito. Oliare, coprire con la propria calotta, aggiungere anche delle patate tagliate a cubetti in precedenza, salare il tutto, oliare per bene e cuocere in forno statico a 200 gradi per circa 50-55 minuti, ultimi minuti funzione grill, ed eccoli qui, super freschi ed estivi.